Allora, mi chiamo Claudia, vengo da Milano, Italia, ho 52 anni, il mio trascorso medico-dentistico è praticamente di tutta la vita. Ho iniziato a curarmi a 9 anni con un grandissimo trauma alle 2 di notte, con un'anestesia bloccata da 3 dentisti, seduta alla poltrona, che non mi scorderò e purtroppo non mi sono più scordata in tutto il resto della mia vita. Mi sono curata tanto, tanto in studi dentistici specializzati, non gli scansinati, scantinati, dove trovi delle persone che magari non hanno proprio la titolarità per fare il loro mestiere, e pagati, strapagati, per arrivare a 52 anni con qualsiasi tipo di cure, quindi carie, devitalizzazioni, ricoperture dentali, impianti. Per arrivare ad aprile 2017, dove capivo che il mio stato di salute era pessimo, dove avevo gli esami del sangue con un tasso di VES, che quindi è un qualcosa che c'è un'infezione in corso, con la difficoltà nella masticazione, nell'alimentazione, dove da sempre sono sempre stata abituata a mangiare papine per purtroppo denti che man mano venivano curati, dove la masticazione non era mai buona. E ad aprile ho detto basta, basta, io non posso andare avanti con Auli, mal di testa, non posso andare avanti vedendo che comunque c'è del pus, quindi vuol dire c'è un'infezione. 5 anni fa sono stati gli ultimi 5 impianti che ho fatto in una signora clinica di Milano. Non ero soddisfatta dei denti, però mi dava un po' la possibilità di masticare, anche se gli impianti erano visibili e non è la mia professione, non sono dentista, però come mi mettono le mani i dentisti, capisco un po' se si sanno muovere. E quegli impianti erano già visibili, non erano sotto la gengiva, erano frontali, quindi comunque il trauma di cambiare quello che è l'aspetto fisico. E ho cominciato a star male, però mi rendevo conto che comunque sapendo i prezzi non avevo possibilità di curarmi in Italia. In più, sempre curata in Italia, anche se c'è il terrorismo, ah, ma se vai all'estero qualche ti cura. Io sono una cristiana normale, posso stare male in America. E ritorno in Italia mi devono curare, nessuno può dire no, non ti curo. Denti maggior ragione, che vuol dire salute, alimentazione, ne va di tutto. E quindi mi sono detta, io ho bisogno di star bene perché devo lavorare, perché devo vivere, devo stare insieme alle persone alle quali voglio bene, non posso farlo qua in Italia, allora adesso cerco all'estero. E ho cominciato su internet a cercare. Ho cercato Belgrado, Croazia, Preventivi, Moldavia, ho mandato delle TAC, però la cosa che per me era importante, certo, un sogno da parte mia è sempre stato quello di avere un bel sorriso. Non ho avuto questa fortuna, ma la salute sì, è un sacrosanto diritto. E quindi cercavo un centro che si occupasse non solo della parte estetica, ma soprattutto dello stato alimentare, masticazione, postura, perché capivo che io non stavo più bene proprio sotto tutti gli aspetti. Ho trovato questa struttura dove attraverso l'invio del referto della TAC ho avuto il responso da parte del dottor Palmas con un video referto attraverso internet e già in questo primo impatto ho avuto la netta sensazione che ci fosse una valutazione che andava al di là della TAC, dove si vedevano 12 impianti, dove si vedeva sicuramente lo stato in cui ero e quello che avevo vissuto per 40 anni. E questa è stata la cosa, penso, principale, dove capivo che era una struttura che aveva vari tipi di specializzazioni, quello di cui io necessitavo. In più l'altro aspetto, che ritengo non il principale, ma appena successivo, il fatto che ci trasparisse l'umanità e in questo mondo la miglior cura in qualsiasi tipo di malattia è la professionalità dove traspare l'uomo della persona che capisce la sofferenza dell'altro. Questa è la miglior medicina, il miglior aiuto. Per me la vita è sacra, ma vi assicuro che ci sono stati certi momenti dove mi dicevo,
Io così non posso più andare avanti. La vita è sacra, non voglio neanche pensare che si toglie la vita, però mi rendevo conto che non trovavo più respiro, più respiro nell'entusiasmo che io ho avuto sempre nella vita nel fare tutto. E non ho sentito nessuno delle persone che si sono appoggiate in questa struttura. Ho portato con me mio papà, perché sapevo che sarebbe stato un validissimo aiuto, perché lo chiamo Doberman, perché è giusto, perché è concreto, perché è profondo, perché è un grande conoscitore di tante cose, e sapevo che mi avrebbe dato una mano il mio fidanzato, che è un uomo d'oro. Mi ha detto: Claudia, anche senza denti tu devi stare bene, vai, vai, perché è l'unica soluzione. Sono arrivata e ho trovato quello che avevo bisogno, quello di cui avevo bisogno. La mia disperazione l'hanno vista, l'hanno percepita subito. Mi hanno prospettato il peggio del peggio, dandomi la forza nel capire se ero in grado di sopportare il peggio del peggio. E sicuramente ho avuto un attimo in cui avevo vacillato tanto. E attraverso queste bellissime persone umane, il dottor Palmas, ma chi lavora dentro dal primo all'ultimo, da chi ti viene e ti accompagna all'aeroporto in struttura e che ti guarda e cerca di farti capire che non sono né dei macellai né ti stanno fregando, stanno dando del loro con tanta umanità, mettendo la loro vita, la loro professione, la loro famiglia, tutto, ti guardano negli occhi e capisci che danno la verità. E l'infermiere, la struttura, un po' tutto. Io mi aspettavo di trovare un mondo molto diverso dal nostro, non il terzo mondo dove sono stata, ma molto lontano da noi. Vi assicuro che ho dei dubbi di tornare in Italia. Sono stata veramente bene, adesso le cure, sono state fatte due operazioni veramente grosse. Nella parte superiore ho una protesi mobile, sotto sono già riusciti. Mi hanno tolto la maggior parte degli impianti, la parte superiore ha tutto l'osso sfondato, anche perché è stato inserito un impianto al di fuori dell'osso mascellare. E le cure stanno seguendo il loro percorso. Sono rimasta dei giorni in più, non perché mi è stato chiesto, ma perché mi rendo conto che con l'operazione che avevo avuto era necessario che io fossi il meno gonfia possibile. Fumo, praticamente ho smesso di fumare. Ho fumato due sigarette da quando sono qua, perché la prima cura viene da noi, non da chi ti fa i lavori, perché siamo uomini, tutti quanti professionalmente ci mettono il meglio che possono con le tecnologie migliori che ci possono essere. Noi pazienti non dobbiamo farci i pazienti, ma dobbiamo curarci anche noi. E quando riusciamo a farci il nostro primo sorriso di fronte a chi ti ha preso e ti ha tenuto per mano, io sono stata tenuta per mano da tutto, Palmas, dai medici, dai dottori, da Nathalie, da tutti. E sono salita dopo 2 o 3 giorni e nella struttura, in clinica, col mio primo sorriso. Anche se non avevo ancora i denti, non mi interessava, sapevo che dovevo proteggere con la mascherina per difendere dai microbi, ma mi sentivo il respiro dentro, il respiro della vita. E di rivedere le cose per come sono io, con ottimismo. Sicuramente non ho dei denti come quando si nasce, belli, l'ho sempre guardato. Ora ho delle protesi che però sono spettacolari. Ci vorrà il tempo che ci vorrà per curarmi, probabilmente tra 4 mesi tornerò per fare una rigenerazione ossea, dovrò ritornare per fare degli impianti superiori. Un passo alla volta, io cercherò di fare la buona paziente e curarmi. Loro mi hanno ridato il sorriso e spero che il loro progetto nel curare le persone, nel sacrosanto diritto con professionalità, prosegua. Da parte mia, nel mio piccolo, cercherò di diffondere qualsiasi tipo di messaggio per quello che io ho ricevuto. Vi ringrazio tutti veramente di cuore.